Sì, non perché mi voglio mascherare, ma perché sono pronta per uscire. Vado al DM. Nel frattempo ho una domanda da farvi. Vi siete già iscritti al canale? No? Allora iscrivetevi. Basta cliccare su iscriviti e magari poi potete mettere anche un bel like se il video vi sarà piaciuto. Adesso andiamo al DM perché ho un bel po' di cosine da acquistare. Andiamo, venite con me così vi faccio vedere cosa c'è nel negozio e poi rimanete a guardare il video perché ci sarà anche uno svuota la spesa dove vi mostrerò i miei acquisti. Venite, andiamo! Ovviamente, stando in Germania è tutto scritto in tedesco, però i prezzi li riusciamo a capire, no?
oggi perché il sole entra e che devo dirvi? Purtroppo è così, ma da una parte mi dà fastidio essere a due colori, dall'altro dico ben venga sole perché a Lussemburgo non è che ce ne sia tanto, quindi ne approfittiamo. Ora vi mostro velocemente tutto ciò che ho acquistato. E devo dire che ero andata, soprattutto mi mancava la carta igienica. Questa è la carta igienica che uso normalmente, ha tre veli della DM, ma non l'ho trovata. Costa 20 centesimi il rotolo. Ho trovato questa qui, però a 17. Ma ora che sono arrivata a casa, noto che comunque la differenza c'è. È sempre a tre strati, a tre veli, però è decisamente più piccolo questo qui. Sì, ha anche dei disegnini leggeri, dei fiorellini, dei petali, ma non acquisto la carta igienica sinceramente per questo. Ecco, si vede qualcosa di disegnini proprio delicati. La confezione è questa qui, l'ho aperta appunto per farvi vedere, perché volevo vedere la differenza. È sempre DM, ma un rotolo costa 17, come ho detto, non c'era quella che acquisto normalmente, quindi ho acquistato questa qui. Ho acquistato questo, le ricariche per sapone per le mani, perché è un qualcosa che io mi trovo molto bene, è al latte e al miele, quindi lascia le mani veramente liscissime. La crema, la tinta per capelli della L'Oréal Excellence Crème. Chi ha già visto gli altri video, qui utilizzo sulla base, semplicemente sulla base, uso il numero 6, però poi sulle punte mi piace utilizzare una tonalità più chiara proprio per dare più luminosità, quindi su alcune ciocche. Metto questa qui, era finita, quindi l'ho acquistata. Questo è il numero 7, quindi uso c'è una differenza di un numero tra la radice e il resto dei capelli. Questo, il doccia schiuma che per mio marito, a lui piace tantissimo. Ma a lui piace anche tantissimo questo qui della L'Oréal, sempre doccia schiuma, e non soltanto a lui, ma anche a mio nipote. Quando mio marito usa questo, mio nipote dice: "Ah, che bel profumo, zio!" Ho un nipote che adora, per lui l'olfatto è molto importante, un olfatto sviluppato. E quindi quando sente un odore gradevole, particolarmente gradevole, lo deve dire. In cucina, secondo me, il profumo del limone è un qualcosa che mi dà una sensazione proprio di pulito. Soprattutto in cucina, il limone lo associo alla pulizia. E quindi ho comprato questo detersivo per lavare i piatti e della Feri, che sicuramente tra di voi c'è qualcuno che l'ha già usato. Io no, è conosciuto questo prodotto, ma io non l'ho mai utilizzato, quindi voglio provarlo perché ho usato quello del DM, ho usato Palmolive, ma il prezzo è più basso. Ma devo comunque aggiungere ogni volta del prodotto in più, detersivo in più, e quindi si rischia alla fine di consumare più del dovuto. Quindi provo questo qui sperando che possa bastare una semplice goccettina. E siccome appunto in cucina amo il profumo del limone, ho acquistato questo detersivo per i piatti, per lavare a terra, scusatemi, il detersivo al limone della DM per lavare a terra. L'ho già utilizzato, mi trovo molto bene, come mi trovo molto bene anche con questo shampoo della Pantene Pro-V,
che dà proprio, aiuta a lisciare i capelli e lascia, devo dire, anche una bella sensazione setosa al tatto. Ho acquistato delle maschere DM, sono due maschere ogni confezione, una e due, e ho voglia di provarle anche perché ho trovato delle edizioni limitate, tipo questa qui che è al mango e maracuja, quindi voglio provarlo, è per tutti i tipi di pelle, è un'edizione limitata. Proverò e vi farò sapere. Cerco tra le maschere un'altra edizione limitata. Ecco, questa qui ne ho prese proprio due. Due bustine. Sono due, però in realtà sono quattro. Ciascuna ce ne sono due. Quindi quattro maschere, edizione limitata. Questa invece è al cioccolato e al melograno. Provo, vi farò sapere, per tutti i tipi di pelle, e dà proprio una, è proprio intensiva, e vediamo un pochettino. Sono curiosa anche di sentire semplicemente il profumo di questa maschera. Una maschera che ho già utilizzato e che mi trovo bene, per questo che ho comprato il doppio. E questa qui sono tutte della Balea DM ed è al latte e al miele. Questa maschera, appena la metto sul viso, ho subito la sensazione di pelle idratata, liscia, mi dà veramente un effetto immediato. E serve molto anche a idratare la pelle, siccome che qui fa molto freddo. Ne ho comprate due, questo qui, questo scrub con lo zucchero e all'arancia e con la vitamina C, e aiuta a dare colore alla pelle. Comprato il doppio. Vediamo, questa qui invece è un po' più l'ideale utilizzarla soprattutto in estate perché con l'aloe vera, quindi dà quella sensazione di freschezza. Una volta che si toglie la maschera, la pelle è fresca, quindi dopo l'abbronzatura o comunque dopo il caldo che si ha in estate. Questa è fantastica, l'ho già provata e fidatevi che è veramente buona. Questa qui invece è ai fanghi, il fango si sa che attiva la circolazione, è buona soprattutto per questa, per tutti i tipi di pelle. E quest'altra invece è al marmorto e serve ad attivare e serve anche molto per i puntini neri. Non ho puntini neri, però è meglio prevenire che curare. Quindi metterò questa maschera, la terrò un quarto d'ora, anche 20 minuti e poi l'effetto immediato, perché poi basta togliere queste maschere semplicemente con un cotton fioco o con della carta igienica soffice, basta togliere e la pelle e va bene così, non c'è bisogno di sciacquare, di fare altre cose. Cosa ho acquistato? Ho acquistato anche queste salviettine che mi trovo molto bene della Balea, per salviettine struccanti, ne ho acquistate due all'interno. Di ogni confezione ci sono 25 pezzi e sono le acquisto per la pelle sensibile. Non ho la pelle sensibile, però preferisco sempre per il viso utilizzare qualcosa di più delicato. Un'altra cosa che ho acquistato è questo qui. Questo qui è una novità.
quando vi ho fatto vedere le perle di Lenora o come si chiama, la morbidente, poi ho parlato anche del detersivo. Mi avete detto, alcuni mi hanno detto, ma esiste il detersivo della Lenora? Ebbene sì, ha voglia che esiste in varie profumazioni. Questo qui è l'ultimo, è appena uscito, è una novità, è all'ametista ed è veramente buonissimo. Non l'ho acquistato perché è una novità, ma l'ho acquistato perché è veramente fantastico. Prima di sì, io sono la cliente che apre le confezioni e vuole sentire tutto prima di acquistare. Non l'ho provato, lo proverò. Ma Lenora sì, fa anche il detersivo e al contrario di altri detersivi lascia un profumo veramente fantastico sui vestiti, tant'è che a volte non c'è neanche bisogno di aggiungere anche l'ammorbidente perché già così con il detersivo le cose dalla lavatrice escono in maniera già profumata. Esistono anche le capsule, ma io non sono tanto per le capsule, preferisco più questo, quindi detersivi liquidi o soprattutto quelli in polvere, perché quelli in polvere sono ancora più efficaci soprattutto contro lo sporco e in più i detersivi in polvere disinfettano. Invece questi qui liquidi bisogna poi aggiungere il disinfettante se è il caso, se avete la necessità di disinfettare. Io vi saluto, è finita qui la mia spesa, ci vediamo al prossimo video, ciao!